Qua. Buonasera, buonasera. Bonsoir. bonsoir bonsoir, ciao ragazzi. Hai visto Nicolas? Guarda, guarda, guarda. grazie a Laura Betti che mette il like. Così, <ride> così questa volta quando condividete si vede bello in grande. Allora un applauso subito. Va per favore al nuovo PC. Un applauso, bravo, bravo. Grafica 9, eh? Grandi. Grandi. Grande, un applauso, bravo il nuovo PC, bravissimo. Complimenti. Eh, però, eh, però non, non dimentichiamoci, dimentichiamoci del vecchio, vecchio PC, PC. No, eh, che ha fatto il suo sporco lavoro. lavoro, assolutamente. Mai, non dimentichiamo così. Ecco, con queste nuove cose possiamo ringraziare Vito Aliberti che ci mette il like. Vi vediamo quando condividete, insomma, un po' di cose. Grazie a Marco De Capo, bravo che hai condiviso. Marco, bravo, vedi, <ride> bravissimo. Anzi, lo faccio pure io immediatamente condividete così intanto vi diamo anche la buonasera vi salutiamo condividete la diretta come va come state tutto bene eh, allora eh, stasera faremo una diretta intanto che voi arrivate e che condividete come si fa sempre faremo una diretta un po' particolare eh, perché negli ultimi ultimi giorni eh, sono successe un po' di cose intanto eh, Intanto saluto Barbara Maria Grazia, Marica, Milena. Leo, Bruno. Ciao Giovanna, Claudia, Floriana, Tiziana. Ciao 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 ciao. Ciao, sta roba brutta. Spero che non sia in diretta così che mi vedo leggermente fuori sincro. Giuro che odio. Se è una roba del genere, ma sistemeremo, va bene allora. Poi andremo anche a salutare il condominio. Visto che già qualcuno è arrivato, stasera anche il condominio è tutto nuovo. Uh, arredamenti nuovi, c'è cioè il frigo bar nuovo, un po' di cose nuovine, eh, quindi andremo a salutare eh, anche lì. Eh, dicevo condividiamo la diretta perché stasera avremo una diretta uh, un po' particolare, eh, soprattutto sul tema l'abbiamo chiamato la, frase, la fase 3. Perché, insomma, dopo l'inizio e dopo i primi giorni in cui quasi tutti hanno avuto questa bolgia da post lockdown con clienti a raffica, qualcuno ha cominciato immediatamente e già a lamentarsi. E vedremo eh, com'è. Allora, intanto faccio un saltino, vediamo se mi suona il campanello. Ecco, faccio un saltino in condominio. Buonasera condominio, benvenute! Buonasera, buonasera. Intanto che vi avvicinate, Giovanna, Anna Maria, Barbara? Barbara, metti il telefono in orizzontale così ti si vede bella grande. C'è anche Giampaolo dietro lì. Eh, come va? Mi sentite? Eh? Tutto bene, ragazze? Tutto bene? Potete parlare, potete salutare? Eh? Com'è il nuovo condominio? Si sta bene? È tutto bello? Tutto... È, 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 è più ordinato? È più carino? Anna Maria, tu che hai il microfono aperto, di pure. Non vi sento. Perfetto? Che hai detto? Perfetto, non so, non vi sento, ma aprite i microfoni così poi vi sentirò. Va bene, allora... Eh, ma perché stasera non c'era ancora stato un problema. Eh, sapete che ogni no, sera noi eh... dobbiamo avere un problemino tecnico piccolino Questa da provare. Sera, eh. Stasera è tutto nuovo qua, ci sono tutti <ride> i giocherellini nuovi e quindi devo anch'io prendere la mano di tutto. Va bene, allora, da dove partiamo, ragazzi? Partiamo un po' da quello che è successo in queste prime settimane, no? Si è riaperti... Qual era la data adesso? Il 4 maggio? Cioè, no... I saloni quanti hanno riaperto? Il 14? Il 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18. 18 maggio, 18 okay. maggio, 18 maggio, quindi oggi ne abbiamo 11, è quasi un mesetto. Eh. Facciamo, sono state quattro <ride> settimane: prime quattro settimane, ecco quattro settimane, devo dire, eh, dove eh, all'inizio c'è stata sicuramente una bolgia eh, disumana di clienti, quindi. In realtà, grazie Leonardo per il tuo like, <ride> faremo tutta, tutta la sera così. Grazie Marzia Leoni per il like è anche un modo per partecipare. Mettete il vostro nome sopra il mio faccione qua. Eh, dicevo, eh, quattro settimane, all'inizio bolgia di clienti, tutti i saloni pieni, chi è organizzato bene, chi meno organizzato. Ha eh, avuto qualche problema, insomma, eh, chi ha seguito quello che abbiamo fatto nel club, abbonamenti, eccetera, eccetera. Tutto bene, eh, quelli che non hanno fatto niente, ma che hanno aperto le liste, un po' meno. Hanno comunque dovuto dire no anche loro a qualcuno. Eh, insomma, i primi giorni, comunque, tutti a lavorare. Ore intere, ore intere, ore intere. Come vedete, il condominio è ancora mezzo vuoto perché molti ancora. Eh, lavorano fino a tardi, fino alle nove di sera, eccetera, eccetera. Poi, dopo qualche settimana, un paio di settimane, qualcuno ha cominciato a lamentarsi. Eh, e allora, i primi lamenti sono stati eh, i seguenti, faccio un po' di riassunto per tutti, così poi facciamo un giro. I primi lamenti sono stati. Eh, fra un po' lo tolgo sto all'airbox che mi sta... No, allora, lo, farò... allora non vede vede. lo levo un attimo così me se... lo tolgo da davanti da, da allora eh, poi lo rimetto eh, allora i, le prime due settimane un po' per tutti sì però devo fare anche così un po' per tutti andava sì va bene eh, poi qualcuno ha cominciato ad avere qualche buchino e quindi ah sì ho i primi buchi sto cominciando a rallentare eccetera eccetera Uh, e questo è stato un po' così all'inizio per qualcuno eh, i primi che hanno avuto dei buchi hanno cominciato a ragionare sul fatto del bene che cosa facciamo adesso eh, cosa bisogna fare eh, adesso per fare tornare i clienti bene chi mh, ha seguito quello che facevamo in realtà abbonamenti si è parlato poi dell'upselling e quindi eh, del mh, di come vendere dell'altro ehm, insomma un po' di robe erano da guardare qualcuno disse anche attenzione gli abbonamenti faranno un casino qua Nicola stesso gli viene la pelle d'oca perché prendete i soldi adesso poi non prenderanno mai più i soldi insomma è la fine la fine del mondo la fine di tutto ehm, poi andiamo avanti qualcuno ha cominciato a dire ai 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 tutta colpa vostra che avete fatto i tutorial perché tutti quelli che hanno fatto i tutorial hanno insegnato alle clienti a casa a farsi i capelli da sole e quindi non vengono più in salone maledetti coloro che si sono addirittura impegnati a spiegare ai parrucchieri come spedire i prodotti a casa perché lì il suicidio quindi la cliente ha imparato a farsi il colore e anche a comprarselo direttamente e quindi Crisi dei saloni eh, e, e andiamo avanti ancora di più, perché poi ci sono stati quelli che hanno detto: allora, eh, tra gli abbonamenti, le, tutto, gli abusivi sono aumentati. Perché sono aumentati? Perché i saloni cominciano a chiudere, qualcuno non l'ha neanche riaperto per fare direttamente l'abusivo, eh, hanno cominciato direttamente ad andare a casa dai clienti, insomma, fino al punto che abbiamo cominciato anche è stato qualche giorno fa. Dopo aver sentito un po' di queste cose, qualcuno che ha scritto sotto un post del club, eh, oddio, di qua, di là, eh, come, come avete fatto, qui bravi, avete segnato queste robe e adesso siamo tutti rovinati. E quindi quello che sembrerebbe è che c'è buona parte dei saloni che sta facendo una fatica mostruosa, sono vuoti, lav non lavorano eh, e, e non sanno come fare. Tra l'altro, molti di questi saloni cosa fanno? Poi vanno dai formatori e magari vengono anche da noi eh, nelle chat pubbliche, magari sotto i post nella pagina privata a cercare la formuletta della serie. E adesso? Cioè, sono, è, è, finito la, è finita la bolgia. Quindi qual è la prossima mossa? Eh, ai i clienti che non sono venuti, come li faccio venire adesso? Qual è la tattica? Un po' questo è il quadro, il quadro un po' generale di questa situazione. Allora, chi è che vuole. Dire un incipit mentre metto a posto la mia camma, chi è che vuole dire un incipit su questo? Ma ragione, vedo che ti, le, le labbra ti pregano. Eh, insomma, qui in realtà c'è se sempre un po' io e Nicola lì che ci guardiamo, chi parli tu, o parlo io, par tutte parla io. Uno per beh, uno. Eh, cosa puoi fare, Incipit? Qui è, senso, da un certo punto di vista, per quanto mi riguarda, me lo aspettavo. Me lo aspettavo, anzi, come sempre, essendo. L'uomo dei numeri, <ride> mi piace partire con questo numero mentre lei mette a posto la cam, che non è un numero proprio bellissimo, eh? sì. però abbiamo riscontrato eh, rispetto alla ripartenza un certo numero di negozi che non sono ripartiti. Chiusi. Cioè, questa non è proprio una bella cosa, cioè nel senso dato un certo numero di saloni sulla piattaforma, riaperto, vabbè, aspetto una settimana, aspetto due, magari non partono subito, invece, invece non sono più ripartiti. E fatto un, una breve indagine rispetto alla storia di quei saloni, guarda caso erano già saloni che manifestavano un certo tipo di situazione mh, pregressa. Quindi... Per quanto mi riguarda, eh, è proprio la prova del no, cioè tutto torna, tutto torna perfettamente, cioè chi non si stava muovendo prima ha pagato pesantemente le conseguenze di tutto ciò, chi non si è mosso durante eh, sta pagando le conseguenze in questo momento, per cui pensare che eh, indubbiamente ci può essere una questione legata a ripartenza, a tutti che vanno a recuperare, piuttosto che... Però io non vedo questa situazione, anche a livello statistico proprio di, di uso delle agende, non vedo questo svuotamento, riempimento, svuotamento, anzi, a essere sincero, sempre dando dei numeri, eh, come mi piace fare, eh, vedo un livello di riempimento medio delle agende decisamente superiore al periodo pre-lockdown. Eh, Quindi vuol dire che la strategia di pianificare la strategia di negoziare una continuità e quindi eh, la possibilità di misurare anche la fedeltà della clientela sulla base del fatto che, che avessero già o che abbiano già prenotato e sistematizzato la loro presenza all'interno del salone, per la verità questo eh, non, da, non, non può che dare vantaggi. Quindi, eh, io posso, dare, posso darti una, un ordine. numero Cristiano, ti posso dare un Tre. numero perché abbiamo ho lanciato un sondaggio. Nel gruppo Telegram ieri chiedendo: eh, ma il salone come sta andando? Siete ancora strapieni, così o così, o vuoti? Allora, 46% e 46% erano divisi in pieni saloni e così, così, cioè vuol dire eh, un, una piccola percentuale era vuoti. Eh, molti saloni. Hanno cominciato a fare domande e non parlo di quelli del club, eh, sto parlando di fuori e eh, attenzione. Prima che qualcuno pensa: parlo di fuori, sotto i post, ho visto post di altri formatori che dicevano: Ah, oh, ho visto, ho detto che avete rovinato, ci sono rovinati, eccetera, eccetera. Allora, eh, questi i, i numeri, cioè, i, in un sondaggio metà dice eh, sono ancora pieno, metà dice così così. Eh, la tua analisi è eh, molti saloni non hanno riaperto vuol dire che non avevano già lavorato prima e quello è già, è, è già un buon discorso eh, la questione del, dei, dei, dei saloni poi vado anche in condominio dei saloni che dicono che vogliono eh, la, la, la bacchetta magica no? eh, che hanno lavorato le prime due settimane e poi si sono ritrovati eh, al punto di prima Andando, se vado a guardare chi scriveva questi commenti sotto i post, sono andato a vedere le loro pagine di Facebook, hanno messo, messo tipo tre post in tutto il lockdown, cioè in tre mesi di salone chiuso c'erano tre post, in uno oddio ci hanno fatto chiudere, uno in mezzo era buona Pasqua e quello dopo era riapriamo, questo era un po' eh, l'atteggiamento eh, di quelli che ho visto, allora, eh, Zampieri ride, quindi vado da Zampieri, tu Stefano cosa ne pensi un po' eh, di questo? Eh, non hai già detto abbastanza, no? No, penso. però stasera lo voglio dire perché guarda, ti dico, Stefano per far... sì. ti, ti voglio accendere. Ti voglio accendere. Eh, il 70% dei saloni dice che è una cacca totale. Eh? Il 70% sì. dei saloni in Italia dice una cacca totale perché i clienti sono venuti la prima settimana, i primi dieci giorni. Molti non vengono che hanno paura. Abbiamo i saloni mezzi vuoti. Hanno imparato a farsi il colore a casa. Bravi voi che gli avete fatto i tutorial. Siamo rovinati. Ma il 70% dei guarda. saloni. Una, una mia carissima cliente e amica ha appena commentato in un post e lei non è una parrucchiera dicendo che il colore l'ha fatto solo per emergenza ma ha distrutto il suo bagno e quindi <coughs> non le capiterà più di farlo e come lei in realtà molte altre persone. Quindi ehm, eh, lo dicevo ancora in fase di chiusura che poi alla fine il rischio era che si tornava come prima e peggio di prima perché il come prima di prima oggi è peggio di prima. Eh, dobbiamo eh, cominciare a guardare a come fare le cose, a come farle in maniera diversa. Anch'io oggi ho incominciato, ma non che lo abbia fatto oggi, ma l'ho fatto già prima, però oggi in previsione di, del prossimo mercato con Nicolas eh, nel nostro appuntamento che tu ormai diserti con me caro Nico, ma va bene. Ti voglio bene lo stesso. Con Nicolas abbiamo uh, iniziato a progettare il che cosa, faremo o che cosa stiamo facendo oggi per avere dei risultati costanti, importanti fra tre mesi e quattro mesi. In termini di iniziative, in termini di sponsorizzate, in termini di uh, operazioni che facciano arrivare nuovi clienti domani, perché non è che perché noi abbiamo messo un'app, abbiamo fatto due abbonamenti, il mondo è cambiato e tutti quanti saranno lì da noi a farsi i capelli ogni settimana. Non possiamo sparare nella testa la gente, abbiamo bisogno di ricercare comunque clienti differenti da quelli che avevamo prima, se qualcuno di questi casomai ha imparato a farsi il colore. Cioè voglio dire, dobbiamo continuare a pensare, stare sul pezzo e cercare di capire che cosa possiamo fare di diverso e di nuovo. Insieme a tutte le cose che abbiamo detto noi in quel periodo e in questo periodo, e continuiamo comunque perché ogni giovedì sera fino alle 11 siamo qui a confrontarci. Va bene, e poi l'altra questione, qui vado da Benigni: l'altra questione è, avete rovinato. Avete rovinato il mercato con sta storia degli abbonamenti, quindi lei è il più indicato perché è fatto gli abbonamenti. Quindi abbiamo preso i soldi prima. Avete fatto prendere i soldi prima a questi qua che adesso vivranno di patatine avanzate dal lockdown. Questa è un'altra: non, prenderanno, è una... non è... prenderanno mai più soldi nella loro testa, non prenderanno no, per, mai perché... più soldi. Nella loro... Questo è, è un po' l'atteggiamento, uh, che... che mi dice lei? Ma è. Allora, partendo dal presupposto che in realtà questo argomento qua potrebbe durare dieci minuti perché la risposta sarebbe in realtà la maggior parte della gente non ha capito che siamo entrati in un mercato nuovo che non è il mercato che avevamo sei mesi fa ma è un mercato totalmente differente che avrà delle leggi e delle regole totalmente differenti per chi dice che con l'abbonamento in realtà eh, si, si ottenevano chissà quali danni Voglio portare eh, tutte quelle persone e i risultati che stanno ottenendo in questo momento qua i parrucchieri in termini di upselling. Riceviamo ogni giorno, perché poi alla fine il nome, il, la parola rimane parola. Poi quando invece si parla del concetto, dei dati veri che sono presenti sul mercato, ci sono il, la stragrande maggioranza dei saloni che lavorano con noi all'interno del club che stanno parlando di... Upselling più facili, rivendita cresciuta, eh, di fidelizzazione maggiore dei clienti, di integrazioni di nuovi servizi di a clienti mm. che magari fino all'altro giorno facevano solo taglio, pieghe e colore. E da quando hanno iniziato a frequentare il salone con la metodologia dell'abbonamento, hanno iniziato a integrare anche i servizi di trattamento. Eh, molto attaccati hanno... eh, si vede che sono stati pagati. Eh, si vede che quando dicono le cose non è vero niente. Perché poi questo successe, successe già nel lockdown sotto i video. Sì, e ancora può succedere. No? Attaccati dal fatto. No, che... ma, ma a, a prescindere dal fatto che apro questa parentesi, perché? In realtà dico che l'argomento potrebbe anche durare 10 minuti, oltre al discorso del mercato, cioè, l'obiezione che uno fa sotto un post di Facebook in cui scrive: Perché gli avete insegnato ai clienti a mettersi il colore a casa da soli? Questi non vengono più in salone. Io a un'idea un del genere inviterei un attimo a fermarsi e riflettere: Due secondi perché veramente dei clienti non vengono più in salone perché hanno imparato a mettersi il colore a casa. Eh. Cioè, è un po' come dire che perché ci sono le ricette di cucina su internet nessuno va più ai ristoranti. Ma facciamo conto, facciamo conto che ci sia un cliente, due clienti che dicono "Ah, io non andrò mai più dal parrucchiere perché ho imparato a mettermi il colore a casa". La mia domanda è: ma quello è un cliente effettivamente in target per un salone? Qualitativamente alto, cioè quel cliente lì veniva eh... nel tuo salone perché eri posizionato e risolvevi uno specifico eh... bisogno stai toccando. e toccando eh, tocchi, stai toccando dei tasti quanti saloni sono posizionati su un target qualitativamente alto no perché poi noi cioè, capito siamo, capito, noi siamo eh, beh, ben abituati no? benigni cioè, eh, adesso vado anche in condominio c'è condominio la Maria Greppi la Lovazzano c'è la Laura Napoli c'è Daniele Vagliani la Buratti insomma tutta gente che noi adesso andiamo lì e questi diranno ah ma voi li pagate per dirlo in realtà è tutta gente che lavora da un po' che capisce in fretta, anche le cose, poi le fanno hanno dei risultati. Ma poi l'abbiamo visto quando pubblicavamo i video delle testimonianze del lockdown. Che dicevano, Ragazzi, guardate che si può anche non stare fermi. Sotto c'era gente che diceva: Si vede che leggi, si vede che, che è tutto finto. Si capisce immediatamente. Sotto video di gente che era lì che diceva quindi ehm, que questo dell'abbonamento, dell'upselling secondo me sono anche eh, concetti un, un po' lontano eh, mi, se mi permetti vorrei andare un attimo um, dal dottor De Campo no? che è quello che ha il, 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 come si dice, il tasto del terreno perché sempre al telefono mai, eh, sappiamo che eh, sta diventando un podista perché adesso lavora camminando al telefono Marco, tu, che sei sempre al telefono con i clienti, cos'è quello che percepisci? Cioè, cos'è che senti, almeno di quelli che senti tu? La maggior parte sta cominciando a dire è già ora di piangere? Oppure il, hai un tasto diverso? Perché insomma, in boss avete clienti di tutti i tipi, dal saloncino piccolino eh, a sud dell'Italia, o super nord dell'Italia, al mega salone. Quindi, com'è il, il terreno che tasti? La media, Ma eh. il terreno il terreno deve essere sincero è quasi di una euforia e eh? qualcuno potrebbe dire che lo sto dicendo di, di sproposito di proposito. In realtà quello che stiamo vedendo è la volontà, la consapevolezza dei clienti boss e anche quelli nuovi che stanno entrando adesso di voler utilizzare in maniera ancora più massiva gli strumenti, al punto che abbiamo dovuto adottare delle tecniche per gestire il reparto dell'assistenza. In maniera sincrona proprio per riuscire a risolvere molte più richieste. Quindi, il, quello che il cliente ha percepito effettivamente è che siamo entrati in un nuovo mercato, come dicevate giustamente prima voi, è che per riuscire a rimanere eh, in linea con quelle che sono le attese del mercato bisogna necessariamente imparare a utilizzare questi strumenti. La chiaro che eh, in questo modo tanta gente approva l'assistenza, richiede formazione vuole fare cose perché hanno capito questo quindi l'onda discendente un pochettino o quantomeno di, di allentamento del mercato la si sta leggermente percependo ma eh, diciamo la volontà di rilanciare io la sento continuamente giorno dopo giorno va bene va bene allora andiamo un attimo a sentire il condominio andiamo a sentire il condominio visto che sono arrivati un po e quindi stasera gli faccio un mega applauso Grazie al condominio, eccole qua che arrivano, ve li faccio vedere. Guarda quanti sono, cominciano ad essere un po' tantini. Eh? Il lavoro sta finendo, scarseggiano i clienti. Eh? Com'è? Allora, che, che... Eh, ragazzi, non so se avete sentito dall'inizio un po' qual è eh, il tema. Eh, sembrerebbe che c'è buona parte dei saloni che già fa una fatica impressionante. Cioè, già si sono svuotati alcuni non si sono riempiti più di qualche giorno eh, e stanno già cominciando a cercare la, eh, come si dice, la formula magica eh, del salone. In più, molti si sono lamentati di questi tutorial che avrebbero rovinato per sempre il mercato perché, insomma, la gente ha imparato a farsi il colore a casa quindi non ha più bisogno. Eh, di voi, parrucchieri, Com chi è che vuole dire qualcosa eh, su questo, anche se avete sentito colleghi capito eh, cioè, il, il, come avete tastato il terreno cioè, se a voi va bene ma avete sentito i colleghi che molti che dicono no qua è un casino oppure qual è l'area Daniele tu hai alzato la mano sì ciao buonasera a tutti ciao buonasera a tutti allora eh, innanzitutto vorrei cominciare col dire visto che Vedo che la diretta è seguita da un po' di persone che nessuno ci paga, ma anzi paghiamo noi per partecipare a certe cose, per avere l'onore di imparare a fare certe cose. Eh, abbiamo avuto tanti riscontri positivi, anche perché noi, come voi ben sapete, abbiamo nel nostro condominio parlato anche di un progetto per continuare a dare il colore a casa dei clienti, per farsi il ritocchino, quindi uh, assolutamente no. non ci spaventa la cosa. Cioè, attenzione, che qui qualcuno potrebbe... Cioè, questo è vero, non me l'ero ricordata, non so se l'abbiamo mai detto in diretta, ma è vero, hai fatto bene a ricordarlo. Qualcuno del condominio ha, ha, si è organizzato per pensare a un progetto per continuare a spedire il colore al cliente per fare il ritocchino che hanno fatto due calcoli, calcoli alla mano: eh, eh, guadagnano di più a fargli fare il ritocchino a casa che a riportarselo in salone e investire il tempo. Per fare quel servizio, attenzione, qui ce ne andiamo proprio da una parte all'altra. Prego, Daniele. Eh, Anna Maria, scusa. Tutte le clienti ah, a continui. cui abbiamo dato il colore sono state felicissime di ritornare in negozio e anzi hanno detto: Guarda, è un'idea che apprezziamo, però noi vogliamo venire in salone a farci, a farci il servizio, a essere coccolate perché tutto quello che mi hanno detto. Il 99,9% mi ha detto: Guarda, non vedo l'ora di tornare. Me lo faccio per esigenza, ma non vedo l'ora di tornare in salone perché mi piace essere coccolata. Non è tanto per il servizio del colore. Perché, come diceva Stefano, mi faccio il colore a casa, eh, distruggo il bagno, me lo devo far passare da qualcuno perché da solo non riesco. Ci sono tutta una serie di problematiche. Poi è chiaro che. In un contesto del genere ci stava e ci siamo adoperati al meglio per, per, fare, per fare tutto il possibile. Ecco, il discorso ma... di tutorial è stato molto apprezzato dalle clienti mm -hmm. per la vicinanza che hanno sentito da parte nostra nei loro confronti. Ma senti, ma Daniele, la mia domanda era un po' diversa: eh, tu in, questi, in queste 3-4 settimane eh, hai respirato solo l'aria del tuo salone o a parte la città il condominio? Hai annusato anche l'ambiente, gli altri parrucchieri, colleghi o non hai avuto né modo né tempo e se lo hai fatto cosa hai sentito? Allora guarda, io non ho avuto assolutamente tempo, però sono stato contattato da diversi rappresentanti che volevano venire a parlare di alcune cose e l'ultimo mm. è stato ieri che voleva un appuntamento mi ha detto guarda che io il primo appuntamento che ti posso dare è a fine giugno perché non, non, ora devo stare dietro al, al salone, devo stare dietro agli appuntamenti. E lui mi ha detto, ma eh, come? Siete ancora pieni? E ho detto sì, perché eh, la situazione in giro com'è. Lui mi ha detto, guarda, la maggior parte dei saloni hanno fatto le prime tre settimane al massimo di pieno, però noi ora stiamo ricominciando a girare per i saloni e stiamo ricominciando a andare a fare le, le, le visite nei vari saloni, ci danno gli appuntamenti regolarmente. E quindi secondo te in molti saloni c'è un calo? Uh, C'è un calo già preventivato, insomma, comincia a sentirsi sicuramente dove non è stato organizzato bene il lavoro può darsi che ci sia. Sì. Poi io, sinceramente, non ho avuto modo di informarmi diversamente. Va bene, poi torno anche dalle altre. Eh, eh, Al ritorno qua dai miei amici, allora, eh, vedevo qualcuno scriveva. Eh, beh, non bisogna prendersela dei commenti, ma noi non ce la siamo presa. In realtà eh, sentivamo queste voci da un po' eh, e in realtà ce le siamo portate anche dietro durante il lockdown. Eh perché ce li siamo ancora dietro durante l'OGA. Allora, eh, abbiamo iniziato con eh, la vendita dei prodotti e qui a Bragion tutti hanno detto qualunque roba, eh, eh, qualcuno diceva oh, non si può vedere, andrete in galera, eh, eh, non, due... eh, non, av non avrete i 600 euro. La roba lì si è sgonfiata tutta, non si è più sentito niente di, di tutte quelle lamentele. Eh no, Sembrava eh, che fosse il diavolo e eh, l'acqua santa. Però, però, no. è stato, eh, però è stato, ti ricordi? Cioè, eh, quella eh, parte lì... Quella eh, parte proprio, lì sì. era già durante il lockdown. Eh, bah, 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 bah. Poi quando succedono gli abbonamenti, eh, qua rovinerete la categoria perché prenderanno i soldi adesso e poi sarà completamente tutto finito. Eh, che poi, attenzione, gli abbonamenti non è che noi li facciamo fare ai nostri clienti dal lockdown cioè gli abbonamenti è uno strumento che ci sono solo che utilizzano da 2 3 anni esatto. e ha sempre funzionato molto bene quindi non è che siamo andati alla cieca dicendo fate abbonamenti esatto. ah, ci è venuto in mente l'idea dell'abbonamento il web è una funzionalità che c'è da 15 anni <ride> esatto <ride> vabbè cioè... no no ma io devo fare l'avvocato del diavolo no? devo sì. dire un po tutti giusto, giusto. un po' tutti eh, quindi abbonamenti è rovinato e vendere i prodotti ai tutorial ragazzi quando ho letto quello dei tutorial e l'ho visto più di una volta i tutorial hanno rovinato il mercato degli acconciatori perché adesso le clienti se lo fanno a casa e preparatevi per il video parodia che ho per la fine della puntata, che è un video contro le parrucchiere, i parru contro. È proprio una parodia contro. Proprio oh, l'ho presa proprio per lo spirito che c'è adesso, no? Eh, perché hanno rovinato, perché hanno imparato a farselo a casa? Se io lo spedite pure, eh, no, e anche qu questa dei tutorial durante il lockdown non ci era capitata, no? Eh, mentre qualcuno aveva detto vendere i prodotti male, e eh, qualcuno aveva detto abbonamenti male, nessuno aveva detto tutorial male, a dire la verità. Eh, C'erano quelli che dicevano, Io non ho voglia perché mi ricordo che andavo in consulenza. C'era Barbara, poi magari glielo chiedo. Che mi, mi ricordo che lei, ma qualcun altro, mi ha detto: oh, Ma le mie colleghe, io ho detto, Ma voi non fate tutto? Ho detto: no no, 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 io non faccio tutorial. Ma oppure non ho voglia. Eh, qualcuno mi diceva, eh, Io sto ripulendo finalmente il box. Eh, mentre quelli del, del, eh, che seguivano il club, no, vi ricordate, ci odiavano perché dicevano, Non vedo più la mia famiglia e avete rovinato le famiglie in quel senso. Di, siamo sempre davanti al video, direte tutti i giorni, e boss di qua, e club di là, webinar privati, riunioni, cioè, ecco. Poi, forse questi qui adesso lavorano, guadagnano, incassano, eh, salone pieno, cominciano a fare upselling queste cifre, e gli altri eh, siete tutti stronzi. Siete un mucchio di. avete detto delle robe che avete rovinato interi, interi saloni. Un po' questo è stato l'ambiente. Poi succede, no? Il. Eh, la ricerca della ricetta, no? perché anche, anche Stefano no? ci ha detto un paio di volte che qualcuno inizia lo zampierizzato, e vorrebbe che domani mattina eh, tutto funzionasse. No, tutti vorrebbero avere il mega, il mega staff, il mega team che funziona, tutti vorrebbero eh, riuscire a far vendere di più immediatamente. Eh, 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 Stefano, è vero che stai un po'. Non so se prima già. Ti succedeva da Monacelli, o è adesso ti succede di più o no? Che stai assaporando questa voglia dei tuoi colleghi, perché poi tu ti ritrovi da collega, di avere sempre la ricetta pronta che funzioni domani mattina. Ti succedeva già prima o adesso è aumentata sì, sì. questa cosa? Ti succedeva anche prima? No, mi, succede, mi, succede già, sì. con i, mi succede sempre con i colleghi che arrivano alla Monacelli, anche se arrivano ovviamente pronti in maniera diversa, mi succede con i colleghi che arrivano in questo progetto. Uh, perché ovviamente quando uno arriva qui arriva con il, con il problema che ormai gli incappa sul collo e pensa che alzando il telefono eh, e, e parlando con me per un quarto d'ora io riesco a far camminare sulle acque le persone come fece qualcuno alcune eh, migliaia di anni fa, ma non è proprio esattamente così: che poi in realtà non, non si comprende. Che il lavoro sta sempre da, dal, da, dalla parte più bassa, ma giorno dopo giorno noi cominciamo a costruire qualcosa di completamente differente e giorno dopo giorno diventiamo diversi. Quindi anche il piccolo gesto che comincio a fare nuovo in un progetto che inizia oggi è, è l'inizio di, di un qualche cosa che mi porterà da un'altra parte e probabilmente domani, dopodomani, tra una settimana, tra un mese mi ritroverò già ad essere differente. Però sì, abbiamo questo difetto, noi che vogliamo che, che un post su Facebook che faccio oggi dopo non aver mai fatto nulla mi porti milioni di clienti. Che vogliamo che perché oggi penso al collaboratore non faccio cose, penso al collaboratore e lo staff sia improvvisamente cambiato, però è un lavoro che va costruito nel tempo. Ecco bravo, eh, adesso vado in condominio e ah. poi mi hai lanciato quello che voglio dire immediatamente dopo, perché in realtà il titolo di questa puntata è fase 3, cosa bisogna fare? L'introduzione era un po' tutte le lamentele, adesso dopo essere andato in condominio, noi cinque, un pezzo per uno, vi diremo che cosa... Bisogna fare per riempire il salone domani. Ma prima vado un attimo in condominio. Eh, chi è che vuole dire qualcosa, ragazze, di voi? Eh, Barbara, Jennifer, ciao Jennifer, saluto anche Jennifer eh, che è arrivata dopo. Chi è che vuole dire qualcosa su questo o su cose di questo genere? Giovanna, prego. Mi sentite? Sì, benissimo, come no. Guarda, io volevo fare un'ultima considerazione relativa a questa flessione registrata da molti. Allora, guarderei la situazione anche un po' più uh, a livello generale, ti posso dire quello che abbiamo registrato noi. Noi fortunatamente abbiamo ancora l'agenda piena, stiamo lavorando molto bene. Però i clienti storici, chiamiamoli così, cioè tanti dei clienti storici, hanno ancora molta paura ad uscire di casa e di rapportarsi a... A noi, come a qualunque altra attività commerciale. Eh, Ce lo dicono chiaramente. Ricordiamo, ricordiamo che tu sei un estetista, quindi la paura, magari, è ancora sì. un po' di più che, che in un salone Assolutamente sì, perché noi, comunque, tocchiamo fisicamente tutte certo. le parti del corpo certo. e è legata al Covid, comunque, è una, una certo. situazione che incide sicuramente. Eh, ci manifestano questo, già il fatto che comunque ce lo manifestino e aprano un dialogo da questo punto di vista mh, abbiamo capito che è positivo perché ci vogliono far sentire che non hanno dimenticato l'importanza di prendersi cura di sé ma ci manifestano il fatto che prima o poi, quando finirà questo, questa paura, torneranno sicuramente. La cosa più gratificante in assoluto è stata che eh, sono, stanno arrivando e sono arrivate tantissime persone nuove, tantissimo pubblico nuovo, che chiaramente ci ha manifestato di aver voluto fare una scelta di qualità. Eh, sono quelle persone che abbiamo coltivato rimanendo molto attive durante il lockdown, che ci hanno seguito, un pubblico che abbiamo scaldato in questi mesi e che adesso arriva perché ha capito che abbiamo fatto una scelta di qualità, l'avevamo già fatta prima ma abbiamo tenuto duro durante i mesi difficili e quindi ci hanno chiaramente detto che eh, hanno cambiato l'estetica da dove andavano precedentemente proprio perché venire da noi... Da sicurezza, ma anche per la modalità nuova che abbiamo scelto nel rapportarci al, al nostro pubblico. Brava, hai toccato quindi due io... argomenti che condivido: c'è cioè uno, ma, ma vedevo anche in chat, lo diceva anche Bruno e anche altri. Uno, che molte persone hanno paura e quindi hanno puntato diritto alla qualità: almeno chi e se gatto. lo può permettere, perché magari chi esatto. non se lo può permettere dice va, io rimango indietro, sto lì. Chi invece se lo poteva permettere, se non andava già in un salone, in un centro estetico di qualità, ha cambiato a, verso la qualità esatto. oppure ha confermato la qualità. E l'altra cosa che hai detto è giustamente chi si è fatto il mazzo durante il lockdown. Io mi ricordo il 7 e l'8 di marzo, la prima cosa che io dissi. È stata dobbiamo rimanere chiusi? Avremo una grandissima occasione, cioè tante persone chiuse in casa, tutte col telefonino. La nostra visibilità decuplicherà, mai c'è stata occasione così grande. Quindi via video, tutorial, sponsorizzate, qualunque roba, perché quando tutto si riaprirà tornerà come prima. Oh, nonostante tutti l'abbiamo detto, e forse ci abbiamo detto, non è che io abbia detto chissà quale, quale genialata, è scoprire l'acqua calda, sono tutti a casa, guarderanno di più i social, no? Eh, guarda caso, chi ha fatto ha guadagnato quell'autorevolezza che poi gli ha permesso, e questa è una cosa che ci aspettavamo di meno, non so se vi ricordate che dicevamo, beh, non avremo troppo spazio per i clienti nuovi perché ci sono quelli vecchi, eh, vedo che Barbara fa così con la mano, poi eh, do la parola a te, eh, non avremo spazio per quelli vecchi, nuovi, come faremo? Già dovremo prendere meno clienti dei nostri, invece poi è successo che a molti si sono infilati più velocemente dei tuoi clienti i clienti nuovi, perché il lavoro fatto durante eh, il lockdown ha aumentato anche quella visibilità, ne hai guadagnato di autorevolezza, l'autorevolezza... Poi, quando qualcuno mi dice come si fa a fa far percepire la qualità, beh, innanzitutto magari l'autorevolezza un filo la fa percepire. Eh, se proprio vogliamo trovare un modo. E quelli che non hanno fatto niente, non, non facevano niente, oggi sono quelli, quelli che si lamentano di più. Barbara, volevi intervenire tu? No, è, è, è frizzata. Oh sì, oh sì, sì, vai. C'hai un po' di ritardo, talmente tanto che non ti sento. Niente, non, non la sento. Eh, però vedevo che faceva, che faceva Sì, sì, è vero, è vero. Questi sono un po' eh, i, i due temi. Vabbè, poi ritorno in condominio. Eh, allora, ragazzi, ehm, io, io vorrei, eh, però, di, di dire una cosa: Come? Che in realtà ha sottolineato no. giusto, Bruno, dato che prima hai citato un argomento di Bruno. Sì. Eh, Foglianesi che dice una cosa che non è scontata e che mai abbiamo detto che non conta, cioè i, i, il salone poi deve anche fare un bel lavoro perché e ha ragionissimo Bruno su questo io posso fare tutto il marketing del mondo ma poi se all'interno del salone faccio schifo a lavorare non è che il marketing mi salva se taglio un orecchio a una persona tanto che ricordiamoci che il marketing serve non tanto per risolvere i problemi pratici all'interno del salone, ma serve per far capire alle persone il valore del nostro lavoro e la qualità del nostro lavoro, quindi farla percepire da quel punto di vista. Quindi sottolineo il commento di Bruno, che non è sbagliato, cioè poi bisogna anche saper lavorare bene perché ci sono magari tanti saloni, magari non è il vostro caso, di voi che siete oggi qua in diretta, ma ci sono tanti saloni che. Condividerete con me, poi all'interno del salone magari il lavoro che fanno è allucinante e quello, manco ma il marketing di tutto il mondo li, li, li può salvare. No, no, Così. posso dire, posso aggiungere, Nico: come no? Sì. Eh, il marketing, come dico sempre io, è un grandissimo amplificatore. Quindi, se tu sei uno forte, amplifichi la tua forza, se sei un coglione, amplifichi il fatto che sei un coglione. Eh. Bravo, bravo, esatto. Punto. Cioè, non c'è un modo migliore per spiegarlo, perché dice più velocemente come sei. Eh, ma se sei forte, dice più velocemente che sei forte. Se non lo sei e hai un problema, lo racconta più velocemente al mondo. Vero, esatto. assolutamente vero. Va bene, ma allora veniamo un po', eh, cambiamo lato. Cioè, ok, questo è quello che è successo, eh, ma che cosa bisogna fare? Cioè, alla fine della fase 2 e all'inizio della fase 3... Eh, anzi facciamo alla fine della frase 3-1 cioè quando ok i saloni è pieno perché la gente era tre mesi che eh, non andava in salone e adesso bisogna fare e, e chiaramente stiamo parlando con quelli che non hanno fatto abbastanza in quel lockdown e non avevano fatto abbastanza prima perché ci sono due categorie eh, di saloni secondo me ragazzi ditemi se sbaglio quelli che prima del lockdown Facevano poco e niente per quanto riguarda chiaramente i nostri argomenti, stiamo parlando, eh? quindi marketing, gestione dei numeri, gestione del team, facevano poco e niente, che però durante il lockdown si sono trasformati completamente, si sono fatti un mazzo, hanno, deciso, hanno preso delle decisioni, cambiato modi, sistemi eh, e hanno completamente rivoluzionato. Poi ci sono quelli che già avevano cambiato, avevano preso già una strada di marketing buona, eccetera, eccetera. E quelli hanno migliorato ulteriormente. E poi ci sono quelli che non facevano niente durante il lockdown, non hanno fatto niente e adesso si ritrovano esattamente come prima, sperando che il mondo ritorni come prima. Ma che cosa bisogna fare da adesso in poi? Ah, qual è il trucco? Qual è la regoletta, la bacchettina magica, la pozione che ognuno di voi può prendere? La pillola blu o rossa per passare da salone che chiuderà entro sei mesi che attenzione dicono che saranno il 22-23% dei saloni italiani che chiuderanno entro la fine dell'anno o l'altra parte per essere in quelli che vivranno anche dopo. Che cosa bisogna fare? Guardate, niente di diverso da quello che bisognava fare prima, niente di diverso da quello che bisognava fare prima, perché nel lockdown c'è stata un'occasione che non avrete mai più, lo speriamo tutti che non l'avrete mai più, quella di avere tutto questo tempo con tutta questa gente a casa per fare quello che non avevate fatto in 5 anni, in 10 anni, in 15 anni della vostra storia. Ma adesso quello che dovete fare è sempre lo stesso, vi dovete posizionare, dovete diventare leader di una nicchia del vostro mercato, dovete imparare a comunicare quel posizionamento nel modo corretto, dovete imparare a gestire i vostri numeri per sapere come va la vostra azienda. Dovete digitalizzarvi perché i clienti, in questo ancora di più, in questo lockdown hanno imparato a prenotare online, a comprare online, a trovare posto prima, anche perché la legge ci ha messo del suo. Dovete imparare a formare il team, dovete fare in modo che il team faccia anche il lavoro di marketing. Dovete imparare a essere meno operai voi del vostro salone e più imprenditori, ritagliarvi di più tempo per fare del resto. Esattamente le stesse cose che bisognava fare prima, facendo un passo alla vostra. E se prima dico il mio parere che non ho ancora detto, eh, sono le, le 21:44, non ho ancora detto il mio parere. Dico il mio parere: se i, vostri, se i clienti che vengono, venivano da voi si fanno la tinta a casa adesso e continuano a farsela è perché preferiscono non venire da voi e soprattutto perché probabilmente. Siete quel tipo di salone che con 40-50 euro gli facevate taglio, eh, colore, mesh, prodotti, eh, primo, secondo, caffè, cappuccio. E quindi adesso con 10 euro quella se la fa anche a casa. Ma se eravate quel tipo di salone lì, noi l'abbiamo detto in maniera morbida per un po' di tempo: abbiamo detto guardate, che entro 4-5 anni chiudete perché il mondo si sta dividendo in saloni top e saloni. Di basso livello, in cui i cinesi già vi fanno un mazzo così. Non so se avete visto i primi saloni a Milano dei cinesi, quelli che sembrano delle navi spaziali, non sono più quelle schifezze lì, e, e lì ci arriveremo ancora prima. Eh, quindi, quello che sta succedendo è che più velocemente i saloni di un certo tipo eh, stanno andando dove dovevano andare, con il senno di poi, ricordiamo un po' di persone che sono state qua. Ricordiamo Alfio Bardolla, ricordiamo Alfio Bardolla come se fosse sì. scomparso. Che guarda, se, Ricordi... se la stessa diretta di Alfio Bardolla fosse stata fatta oggi oggi tutti, tutti in chat avrebbero scritto: vero, hai ragione, bravo, verissimo. Hai ragione, bravo, bravo, è vero, assolutamente. È tutto. Ricordiamo Alfio Bardolla che disse: quello che avete seminato lo, lo raccoglierete adesso. Molti di voi moriranno. E tutti, oh, il parrucchiere non morirà mai. Eh, ricordiamoci cosa disse eh, Alfio Bardolla, ma anche altri che sono eh, venuti qua. Come abbiamo smontato e rismontato il mondo dei parrucchieri e delle estetiste e abbiamo visto come dovrebbe lavorare e quante testimonianze abbiamo avuto, perché la diceva non ci pagano, anzi siamo noi che paghiamo, eh, cioè la verità è che molti di quelli del club sono diventati uno spot del club perché eh, avendo mh, fatto più cose in meno tempo hanno concentrato anche i risultati, no? perché la verità ragazzi è che i risultati arrivano con tanto tempo. Non c'è niente che potete fare per riempire il salone in agosto, cioè non le fate più queste domande a nessuno, ma ve lo dico, ma non a noi, ma non le fate neanche agli altri, perché guarda che c'è qualcuno degli altri che vi risponde. Come posso far tornare i clienti del salone e ti dicono clicca qui. Non è così, non, non c'è nessun posto dove potete cliccare e fare entrare i, saloni, i clienti in salone che non venivano. Non ci sono, non ci sono servizi, non ci sono aree riservate. Non ci sono, non c'è niente. Non, non c'è neanche da noi. Non entrate neanche da noi per cercare il video che vi fa entrare i clienti domani. Non esiste. Sono balle che inventano le persone per fregarvi i soldi. Non è vero, non è vero niente. L'unica cosa vera è che bisogna fare una serie di cose che sanno tutti. Sono scritte su Google, tutti lo sanno. Bisogna posizionarsi, bisogna comunicare in un certo modo, bisogna gestire i numeri, bisogna fare quelle cose che tutti sanno, ma bisogna farle una per volta con il tempo che serve con il tempo che serve quindi quello che potete fare è, è, di, è decidere io da qua a un anno voglio morire cioè voglio morire come salone voglio chiudere o voglio proseguire ecco se voglio proseguire devo cambiare strada la strada vecchia che già era difficoltosa è diventata quasi impraticabile è quasi impraticabile e non si può più andare in quella strada lì e quindi se i clienti non vengono perché hanno imparato i tutorial, te lo meriti, te lo meriti non con cattiveria, perché hai condotto un tipo di salone che solo lì poteva finire, che appena la cliente aveva una, un, un modo per farsi il colore da solo, va sola, non viene più da te, perché vuol dire che quello che gli dai tu non gli serviva né a lei né in quel modo, o perché quel tipo di cliente non è in target per affrontare una spesa, perché ci da dire anche quello. Dicono che gli italiani perderanno 3 milioni di posti di lavoro e quelle, quella gente che perderà il posto di lavoro sarà gente che non andrà più nei saloni, ma in quali saloni non andrà più? In quei saloni che hanno un, un tipo di visione basso o medio basso spendente, perché i ricchi rimarranno ricchi. Guardate che mentre molta gente diventerà più povera, molta gente diventerà più ricca, non ce lo dimentichiamo, perché tutta la gente che lavora su internet, sul web, che già lo faceva prima è diventata e diventerà ancora più ricca quindi eh, i ricchi di prima ci saranno ancora ci saranno dei nuovi ricchi come ci saranno i poveri di prima e altri nuovi poveri voi dove dovete stare dove vi volete mettere la scelta è una sola cioè non è difficile ma è normale se uno ti chiede cosa vuoi produrre vuoi, vuoi, eh, io voglio fare il venditore di macchine cosa vuoi vendere la Skoda o la Ferrari tutti vogliono vendere la Ferrari chi cazzo è che vuole vendere la Skoda nessuno se vendi la scoda è perché. Sei stato Alla fine la vita ti ha portato la scoda. Ma se puoi prendere una decisione, io dico punta a poter vendere Ferrari. Quello che lo è quello che dovete fare. Dovete puntare. E non ci sono trucchi, non ci sono regolette magiche, non c'è il tastino sul, uh, sulla piattaforma di boss, non c'è un tastino. Apri, fai entrare i clienti, non esiste. Cioè, è vero. E, e, aggiu e aggiungo una cosa su questo discorso bellissimo. Che i risultati più importanti, i risultati più grandi non si vedono nello scatto, ma si vedono nella maratona. Oh. Cioè, tutti, tutti i clienti che abbiamo, che i, 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 i risultati più grossi e importanti che hanno ottenuto, li hanno ottenuti col tempo. E il tempo può variare da sei mesi a tre anni. È un po' come quando. Quando uno si posiziona, che gli si dice guarda che tu i risultati, i primi risultati, i primi piccoli risultati li vedi fra un anno e, e quello che ottieni da qui ad un anno, come, come ogni tanto dici, sono botte di culo. Perché è così, cioè, i risultati veri e propri si ottengono nel tempo, ma guardate anche solo il club. Guardate che il club è aperto da quasi quattro anni, quattro anni e noi abbiamo fatto il primo anno... Che eh, pensavamo, calma, no? Uno calma, diceva, tre ah, anni apri... a novembre, stai calmo. 4 ah, mani, scusami, tre novembre. Anni, tre anni a novembre. Anni novembre Però novembre. abbiamo fatto il primo anno, ma chi ci cagava? Ma, cioè, ma non ci cagava nessuno nel club. C'era cioè, gente che non, non capiva neanche che cos'era, cosa, cosa faceva. Col tempo, come, come mi piace dire, mangiando vetro e sputando sangue a un certo punto mangi sempre meno vetro e sputi sempre meno sangue, ma perché inizi pian pianino, un passettino alla volta a ottenere risultati? È per quello che non esistono le, i, i, i trucchi per avere risultati subito. E è un po', voi dovete sempre paragonarlo a questo, è un po' come se uno su internet dicesse non sei in grado di tagliare, fare un taglio di capelli con la forbice? Non sei in grado di colorare i capelli, non sei in grado di fare sfumature, compra questo corso, e in tre giorni imparerai a diventare il parrucchiere più bravo di tutta Italia. Cioè io che non sono parrucchiere, sono il primo che dice: Minchia, una puttanata, sta roba qua. E la stessa identica cosa a a succede nel momento in cui se il mio marketing fa schifo, non c'è niente che io oggi faccio dall'oggi al domani che mi cambia il risultato. Ci sono delle piccole cose che con costanza e pazienza nel tempo mi portano i risultati. E questa è la risposta che piace di meno. Sai perché? Perché non è la risposta che uno vuole sentirsi dire. Perché tutti noi vorremmo sentirci dire fai questa cosa e ottieni subito il risultato. Ma non esiste. Non c'è niente al mondo che dall'oggi al domani ti porta a risultati. La verità è ciò che non ci piace. Cioè... Per ottenere un risultato in un determinato settore o in un determinato servizio specifico, devo mettermi lì, costanza, pazienza, farmi il culo, mangiare vetro, sputare sangue. E fra un anno, fra un anno e mezzo, fra due anni, il tempo che ci vorrà, ecco che i primi risultati iniziano ad arrivare e inizio ad ottenere i, i, i giusti risultati do, dovuti a quello che è stato il mio lavoro nel tempo. Sì, giusto. Allora, eh, voglio andare in condominio. Chi è che voleva dire? qualcosa prima non so se è Barbara che volevi parlare adesso ti sentiamo aspetta ah, adesso si sì adesso sì prima eri, eri tra... okay. ah, hai detto <ride> mi sentite dopo dieci minuti cioè, ero, avevo già ho cambiato il... telefono ah okay. allora Vai. per quanto riguarda i tutorial volevo sì. dirvi che ancora oggi ho ricevuto dei complimenti da una cliente che è ritornata dopo tanti anni dicendomi guarda in questo periodo ti ho seguito perché comunque mi sono serviti i tuoi tutorial. Noi comunque abbiamo spedito anche colore, ancora adesso abbiamo comunque fatto le spedizioni di colore DNA e le nostre clienti non riescono a venire, quindi ti dico no, tutta questa preoccupazione non l'abbiamo avuta, abbiamo attivato dei clienti nuovi, tanti, perché abbiamo, ci siamo fatti un vero mazzo durante questi due mesi e abbiamo lavorato tantissimo. Abbiamo fatto dirette nel club privato, e abbiamo fatto delle, delle conferenze con le clienti. E, insomma, abbiamo, abbiamo lavorato tanto. Ma, bada, bada, ma, tu, ma tu, che hai contatti con tante parrucchiere, no? perché mi dici che hai vari gruppi, anche. Cioè, eh, è stato un dibattito grossissimo. Ecco, co Com'è co com il tema, il, il mood negli altri? È vero che sono tutti così negativi oh, bah, è vero o non è vero è vero allora io ho un gruppo del, del, del paese in cui lavoro dove avevo fatto questa proposta quando c'è stato quello dei, dei medici e degli infermieri allora in 50 parrucchieri mi hanno detto 50 no e eh, io sono stata contattata dal giornale. Il giornale mi ha fatto complimenti del piccolo. Mi ha detto: Guarda, ti faccio i miei complimenti, vi, vi faccio l'articolo sul giornale. E ti dico: la loro paura è stata Cavoli, ma se mi vengono 50 persone a fare una piega gratis, cosa faccio cioè questo Sente, lo, lo, lo dici lascia... come, come metro di giudizio? Cioè, se hanno detto di no. A regalare una piega agli infermieri ci cioè, detto, detto di no con il pantalone. Se roba. vengono 50 almeno 20 si fermano perché insomma se sono una brava imprenditrice almeno 20 li fermerò. Quindi io ti dico ancora ieri un'infermiera è venuta a farsi una piega gratis e ha speso 145 euro. Quindi sono felice di regalargli una piega. Ah, cioè tu, dici, tu dici quelli che non hanno fatto niente non hanno neanche proprio la mente diciamo imprenditoriale della serie che neanche vedono no. l'occasione di, 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 no. per esempio di, di, di quell'iniziativa lì che era insomma medici e noi regaliamo qualcosa ma poi comunque se uno poi ti prova poi magari diventi anche eh, che in realtà è, è. Ma poi è stato comunque una beneficenza che no, si di fare. No, no, sì, sì, sì. Cioè... Ma è il segno del dare. Quando, cioè, il il content così. marketing per dire è una cosa su, a favore no, dei tutorial o dei video. Cioè, chi dice così: no, i tutorial hanno rovinato. Cioè, veramente no. non sa nulla, ma nemmeno di, di, delle basi più basiche del marketing, no? Perché quello si chiama content marketing, cioè fare. Vengo da te, Anna Maria, sì. Nossa, eh, quello si chiama fare content marketing, cioè fare marketing di contenuto in cui tu dai del valore ai clienti. È chiaro che se fai il lock, sei in un periodo di lockdown, cioè il massimo del valore che puoi dare è un tutorial, perché se tu nel lockdown eh, vieni da me a mangiare la pizza, che cazzo di, di valore è? Niente, non vale nulla, non serve. Quindi quel, il marketing di contenuto fa sì che le persone a cui tu hai dato abbiano una specie di... Di, di desiderio intrinseco di doverti ridare qualcosa. Cioè funziona in questo modo, perché ehm, io da te ho preso, 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 in più ho capito. Eh, e, e a parte l'autorevolezza, non so se mi capite, l'autorevolezza eh, fa dire a ah, tu sei bravo. Ma poi c'è anche quel senso che mi hai dato qualcosa. E quindi se devo dare qualcosa a qualcuno, guarda a te, la do a te. Che è un po' quello che, che hai, hai detto tu sull'iniziativa: no? se io se voi se stati così carini e gentili da, da noi medici e femminili di farci un regalo, beh, se devo farmi i capelli e spendere dei soldi, li spendo volentieri qua. No? È una cosa di, di subconscio. Ma poi succede questo. Ma queste sono regolette di marketing di, di, comunque, di seconda guarda, elementare. Anche i tutorial. Noi comunque hanno apprezzato, noi abbiamo fatto tutorial su tutto e ogni prodotto che noi spedivamo, spedivamo... In automatico su Whatsapp il tutorial. E ancora adesso questa tecnica la usiamo ed è stata apprezzata tantissimo perché comunque è una cosa in più che dai al tuo cliente. Sì, sì, no, no, sono, sono d'accordo. Va bene, eh, Anna Maria volevi aggiungere una cosa tu? Però no, hai il microfono chiuso. chiuso, eh Anna Maria. Vediamo se riesco ad aprirtelo io forse. No, devi okay. aprire. Ecco, bravo, okay. vai, sì. Okay. Allora, vabbè, è un pelino una divagazione, però è una cosa che è successa personalmente a me e che succede nella mia città. Eh, è arrivata una cliente nuova dove era già andata la prima volta dalla sua parrucchiera e è venuta da me perché si è trovata un aumento sconsiderato senza motivo. Quindi qualcuno che ha pianto, non ha fatto nulla, non ha cambiato nulla ha ah, però aumentato di 20 euro un servizio di taglia e piega. Cioè... Sì, sì, lì, lì c'è stato poi tutto una... Sì, una... Poi la, sì, Beh, il discorso sì. della tassa Covid tassa che COVID, è uscita fuori. Ecco, A parte tassa Covid, ma proprio un aumento sconsiderato, senza dare comunque un qualcosa di nuovo, un qualcosa di diverso. E premetto che questa cliente non era basso spendente perché è venuta da me e ha speso parecchio, quindi non era una persona che non era disponibile a spendere, ma non voleva essere presa in giro. Cioè, non hai fatto nulla, non hai fatto tutoria, non hai dato nulla, non sei stato presente e arriva la cliente, la saccagno, perché qualcuno ha pensato, festa grande, quando arrivano mi faccio pagare, anche perché le abbiamo lette le cose. Dentro i gruppi, perché giustamente come diceva Barbara, anch'io sono dentro tanti gruppi e tutti che dicevano: Ma state scherzando, io ho lo stesso prezzo di prima, io i prezzi li aumento, io non mi faccio prendere in giro, io recupero tutto e adesso piangono. Sì, sì, è vero, anche questo è anche questa è una valutazione che è da tenere conto, eh, ragazzi, eh, ci sono stati anche due tipi di reazioni. Eh, vi ricordate, abbiamo fatto più di una puntata durante il lockdown sull'alzare alza i prezzi o no? Ne abbiamo fatta una dedicata in cui abbiamo parlato del meno servizi, cioè di come si fa ad alzare la fish media del salone usando uno strumento che ha un senso che si usa tutto l'anno sempre. pacchettizzando, pacchettizzando. Con me. In realtà, che poi aggiungo che come in realtà danni facciamo fare nei saloni quando vogliono aumentare i prezzi. Che, logicamente, se io prendo un servizio con lo stesso nome. Che il cliente usufruiva nello stesso identico modo e gli aumento il prezzo in maniera drastica, il cliente cosa percepisce? Percepisce che mi stai vendendo la stessa zuppa riscaldata a un prezzo più costoso. Invece ci sono dei ragionamenti, ci sono delle logiche quando vado ad aumentare il prezzo, devo comunque modellare e andare a, tra virgolette, modificare, cambiare quello che è il servizio che offro al cliente per poi dargli la percezione del valore aggiunto che gli sto andando a offrire in comparazione poi al prezzo rialzato e i pacchetti sono, è uno strumento che utilizziamo da, da anni nei saloni proprio per poi andare ad aumentare la spesa media del cliente poi anche lì cioè, sono, stati dati, sono stati dati dei consigli P poi aggiungo, apro e chiudo la parentesi sì. eh, che una delle cose che, che a noi ci preme nel, nel dare input corretti nel gestire all'interno del salone i vari prezzi vi dicendo quando arrivava la gente nelle chat di whatsapp a scriverci scusate ma nello scontrino posso mettere 5 euro sanificazione roba del genere e noi dicevamo no non metterlo perché a un certo punto che cosa succede che per colpa di alcuni perché sottolineo questa cosa qua, per colpa di alcuni saloni che hanno messo nello scontrino tassa covid, tutta la categoria passa come i, 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 i corvi che vanno a mangiare la carcassa dei clienti mettendoci la tassa covid. E a noi quello lì fa girare le palle, perché poi fai passare una categoria che in realtà si è fatta il culo, ha lavorato bene, come una categoria che va a marginalizzare con quei 4-5 euro di tassa covid messo nello scontrino perché deve, deve, deve mangiarci sopra la tassa covid sì, sì, cioè che è anche brutto prezzi, da dire e da pensare è vero, questo dei prezzi noi ne avevamo parlato no? alla fine è vero, ci sono state queste due robe quelli che hanno messo la tassa covid Che, cioè ragazzi, già in quella puntata mi, ri mi ricordo, io facevo un po' lo scemo dicevo, cavoli come si fa a ragionare su alzare il prezzo di un euro di due euro, già Durante l'anno quando ci arrivano le domande ragazzi devo, devo alzare il listino di un, di un euro come faccio? Cioè noi cerchiamo... Si sente Nicol che, che vorrebbe insultarlo ma cerca di, di... no ma guarda ti sei guardato i video sul... eccetera eccetera ed è venuta fuori la tassa Covid di 2 euro 3 euro per cui hai ragione cioè figura di merda nazionale col coda con scheda una roba vergognosa quelli poi ha ragione Anna Maria, che qualcuno che ha fatto il contrario, cioè ha fatto, eh, non faccio niente del lockdown a, a prendere il sole tutto il tempo, e poi improvvisamente, siccome il salone è pieno, eh, s'accagna a tutti, via, 20 euro, 30 euro in più a tutti, come se la gente è scema, cioè, che ha ragione Anna Maria, non è questione di essere, di non, di essere basso spendente o alto spendente, cioè, eh, mi dà proprio fastidio, mi dà proprio fastidio. Ma voglia, vogliamo dirne un'altra? Come no? Quando noi abbiamo parlato di fare gli abbonamenti ma quando abbiamo parlato degli abbonamenti abbiamo parlato prima del crea un club all'interno del salone e poi alle persone che hai inserito all'interno del club del salone che sono i tuoi migliori clienti vai a fare delle proposte di abbonamento personalizzato di ricaricabile in modo tale da dargli la priorità sull'appuntamento e dargli la tranquillità di avere sempre il loro appuntamento fisso che cosa succede in queste due settimane che più di un collega vostro viene nelle chat e dice: Sapete che cosa succede? Succede che mi vengono dei clienti nuovi in salone, ma mi vengono dei clienti nuovi in salone, belli, alto spendenti e vengono da altri saloni. E sapete il motivo principale per cui questi clienti alto spendenti di qualità vanno nel loro salone? Perché questi clienti si lamentavano del fatto che nel loro salone, dove andavano prima, che magari ci andavano da anni. Eh, spendevano sempre un, un, avevano una bella spesa media in quel salone perché facevano taglio, piega, colore, trattamento che più ne ha più ne metta si lamentavano del fatto che il salone a un certo punto due giorni prima della riapertura ha pubblicato un post dicendo ciao, da adesso potete prenotare gli appuntamenti. E quindi quei clienti, quei migliori clienti che frequentavano quel salone si sono ritrovati magari che il primo appuntamento ce l'avevano dopo 10-15 giorni e magari il cliente che andava in quel salone solo per farsi ogni tanto una piega, un taglio, quindi non era uno dei migliori clienti, ma era un cliente come l'altro, aveva l'appuntamento molto prima dei clienti elite di quel salone stesso. Allora a un certo punto uno ha detto: Se essere migliori clienti di quel salone è questo il trattamento, preferisco andare in altri saloni. E ne stanno guadagnando chi? Chi? prima di riaprire, già molto prima di sapere la data, aveva iniziato ad, ad, ad organizzare i, gli appuntamenti interni dei loro clienti, organizzare, perché poi gli abbonamenti, le prepagate, tutto il concetto del club, è in virtù del fatto di organizzare al meglio i propri appuntamenti, soprattutto con i miei migliori clienti, e in questo modo che cosa è successo? Che chi si era organizzato con abbonamenti prepagati è riuscito a gestire meglio gli spazi da gestire magari clienti nuovi, contatti nuovi, magari il caso particolare del cliente che viene per la prima volta e via dicendo. E quindi avendo trovato un'organizzazione migliore nella gestione degli appuntamenti sono riusciti a gestire meglio i clienti degli altri. Ok, voglio dire a Fabio Manzano, che dice la media di una piega, 20-30 euro, un'ora di lavoro, poi va al bar, uno split, lo fa pagare a 7 euro, facciamo gli aumenti ragazzi. Attenzione, eh, noi non stiamo dicendo che bisogna... Eh, avere il salone dove la piega costa 5 euro. Attenzione! Eh. Prima che hai capito male, stiamo dicendo che non si alzano i prezzi in questo modo, mettendo dei soldi in più così a caso. Eh, si fanno delle altre cose. Questo è quello che, eh, che stiamo dicendo. Non che lo spritz costa troppo, e la piega deve costare poco, ci mancherebbe non è quello che abbiamo detto. Eh, va bene, c'è qualcun altro che vuole dire qualcosa? Abra John, ti ho sentito poco. Eh, sì, sì, eh, vabbè, vi, vi, ho vi ho ascoltato con molto interesse, e poi, tra l'altro, so, sono perfettamente d'accordo. Anzi, io e Marco stiamo vivendo una seconda giovinezza, perché è, è, è anni che facciamo fatica a portare avanti tutta una serie di concetti. Tra l'altro, tutti toccati in questa diretta, qua. Tutti, dalle cose che ha detto Stefano, alle cose che ha detto Nicola, cose che ha detto Nicole alle cose che sono passate in chat. Sì è vero, è un tema generalizzato della categoria, il cambiamento, l'orientarsi a fare determinate cose, l'errore facile, cioè reagire ad una situazione facendo, avendo quella capacità di fare la cosa sbagliata nel momento sbagliato, di non riconoscere la cosa giusta nel momento giusto. E in più lamentarsi, lamentarsi continu continuamente e, e, non, e non comprendere invece che tutta una serie di cose... Eh, possono portare un vantaggio incredibile però quella che mi sento di più di sottolineare dell'intera serata è il tempo il tempo nulla succede dall'oggi al domani anzi secondo me un errore che è stato fatto da molti che hanno seguito il club è aver pensato che eh, quei tre mesi eh, e le soluzioni tirate fuori in quei tre mesi fossero la soluzione No, quella è una soluzione. In realtà dietro e lo hanno dimostrato Bardolla. Tut tutti quelli che sono passati hanno parlato di chi ha parlato di sistematizzazione, chi ha parlato di organizzazione, chi ha parlato di, eh, cop di copywriting, ma mh, io, io ho letto, sto leggendo ho letto diversi libri di tutti coloro che sono passati, ma in nessuno si legge una cosa tale per cui domani è fatta tale per cui domani è pronti via è tutto fatto in realtà anche te non vi ricordate quando diceva ah abbonamenti tutto qui? ah perché io ho vero, gli abbonamenti è vero è vero. Ah, è vero Sì, sì. è vero è vero Infatti, dopo... tutto questo sì, cioè, uno che ti dice così non, non, non hai capito non hai capito niente non, no, no. non è quello e però quando parli del club del salone eh, addirittura eh, per poi scoprire che molti che l'hanno fatto hanno pianificato il business. Vi ricordate, pianificate il business, differenziate il business, generate degli introiti automatici. Mamma mia, cioè, per me, sono diventati un mantra. Non che, cioè, insomma, in qualche modo conoscevo, ma sono diventati un mantra. Per cui, di fronte a tutto quello che è successo, ancora pensare di eh, trovare la soluzione oggi per domani e non aver capito che dietro in questi tre mesi, e ha ragione anche Stefano, perché tutto accelerato, quindi accelerato anche ciò che faceva cacare, ciò che faceva schifo, cioè quindi era bello, accelerato, era brutto, accelerato, nella direzione opposta, quindi l'aver buttato via, eh, da un certo punto di vista, io l'ho sempre detto, il periodo, questo periodo qua, quando è andato verso la fine del lockdown, poi vabbè, insomma, quel che sarà, sarà, ma eh, di quel periodo, io l'ho vissuto veramente come una, una, una fine delle vacanze nel senso come dicevo oh che peccato perché al di là di tutta una serie di difficoltà e di problemi grossi assolutamente ma dall'altra parte una situazione guardate solo la possibilità di partecipare a una diretta la possibilità di partecipare a un web cioè quello che si è fatto in quei tre mesi lì e non lo farai mai più ma è lì che doveva scattare tutta una serie di ragionamenti e tutta una, una serie di attività noi siamo cambiati totalmente forse era Stefano qualche tempo fa qualche sera fa che diceva se devi fare formazione, e la fai durante l'orario di lavoro perché quello è lavoro. Quello è lavoro. Cioè, se, se in questi giorni tu non hai cambiato questa mentalità, e pensi ancora di fare la formazione fuori dall'orario di lavoro oppure eh, vuoi parlare con un consulente? E eh, no, perché durante il giorno non si può fare nella pausa a pranzo, ma, che, ma perché? Ma allora non abbiamo ancora una volta capito. Cioè, Come hai fatto a non capire durante questi giorni che quella roba lì andava fatta in questo modo, che, e va continuata a fare in questo modo? Quindi. La verità, anche per chi adesso non voglio rompere eh, l'idilio, però anche per chi ha ottenuto risultati durante questo periodo, ebbene sappiate che eh, non è che questo garantisce il futuro, cioè il certo. futuro è fatto di continua evoluzione, fatto di continuo cambiamento. Ed è qui che io mi diverto un sacco perché, soprattutto adesso, all'interno di questo gruppo, perché io posso continuare a pensare al mio. Mentre c'è qualcun altro che continua a pensare ad altro, cioè io pensare in maniera continuativa quali possono essere le formule migliori per stare sul mercato, io avrei potuto fare l'errore di dire riapro il salone e aumento i prezzi, io avrei potuto fare l'errore, perché, perché non è il mio mercato, non è il mio pane, non ce l'ho quella sensibilità lì. Eh, mi piace di più la tecnologia, mi piace di più la sistematizzare, organizzare, fare in modo che funzioni, però effettivamente questo tipo di eh, ehm, opportunità è, è, è bene che vengano da chi ha questa natura, di chi ha questo approccio. Ecco perché stare all'interno di, di, di un progetto che ormai non, non lo chiamerei neanche più progetto, francamente mi sembra veramente riduttivo, eh, visti gli anni che sono passati, visti i risultati che sono stati ottenuti. Cioè stare qui dentro, condividere, mettere a frutto e continuare a cambiare. Ecco, questa è la, secondo me la reale formula che bisogna portarsi via da questo periodo. Perché che anche chi avesse fatto abbonamenti, e ne ho visti veramente, vi gli ho detti i numeri, superato il milione di fatturato, in un periodo nel quale se avessi dovuto dirlo prima vi avrei detto sicuramente alla fine del, di questo periodo la piattaforma nessuno l'avrà utilizzata. Questo è stato il pensiero iniziale. invece no. Ma non è quella la soluzione finale. Quella è, è quante volte abbiamo sentito dire Nico e Nicolas. Attenzione, guardate che il marketing non è fare gli abbonamenti, cioè non è tutto lì. C'è molto sì, altro: c'è certo. dal posizionamento a una linea di comunicazione nel digital al coinvolgimento dei collaboratori, a organizzare, sistematizzare, automatizzare tutto e tanta roba. Quindi quello che si è provato in questi mesi è stata la eh, prova indiscutibile del fatto che fare paga, che fare paga. Quindi, sono Vero. assolutamente allineato sì. e perfettamente d'accordo con quello che avete detto. Va bene, voglio dare il condominio perché non ho ancora sentito né Jennifer né Laura. Quindi chi è che vuole dirmi qualcosa eh, di questo periodo? Laura, vedo che stai accendendo il microfono. Come va Laura? Accendi il Ti microfono, ecco, come no, Ti Ti sei... Sei sì, benissimo. Allora, a me è andata bene. Fino adesso è andata bene, sono molto contenta perché stanno arrivando persone nuove. Sto condividendo lo stesso pensiero che ha fatto prima Anna Maria, sì? mi Anna Maria che ha detto che eh, eh, sono arrivate persone anche a me che mh, si sono lamentate per il fatto di aumenti di altre, loro, di altre parrucchiere, mm. di aumenti che hanno fatto così a sproposito. E poi un'altra cosa, un cosa di cui sono contenta, sì, l'arrivo delle persone nuove e sono un attimo un po' così dubbiosa su quelle persone che non sono ancora tornate. E quindi io penso che a questo punto abbiano un po' di paura, ma clienti storiche, eh? anche a me clienti storiche. Vabbè, ma quello l'abbiamo detto, cioè, sicuro ci sono clienti eh, che hanno ancora un po' di paura, eh? quello non. Eh, quello è scontato sono sicuro che ogni salone ha una percentuale di clienti che non è ancora venuto perché ha paura eh, perché non tutti si fidano sì, 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 sì. Cioè, io l'ho detto l'altro giorno non mi ricordo forse il webinar eh, privato eh, ho visto un salone qua vicino che sarà stato di 25 metri con dentro un parrucchiere tre seduti alla poltrona e tre seduti in una panchina in attesa erano in 7 in 20 metri e tutti senza mascherina eh, eh, in una con la vetrina che si vedeva da dentro, eh? quindi io ho guardato così e ho detto: ma, ma, cioè... eh, ma poi, no, poi io ma perché, scusate eh, scusate se mi intrometto. No, no, eh, eh, ma eh. Vorrei, vorrei fare una domanda al signor Ben, Sir ben eh. da quant'è che non vado al barbiere? Ragazzi, io vado, vado domani alle 10.45. Domani alle 10.45. Vado, sì, sì. Per la, prima volta. No, so, per la prima volta, e, sì, e, so. e lei Fiorventi non è che non va dal Barbiere perché non ha tempo, e no, no. ci ricordiamo tutti durante la sì, quarantena. Sì. No, io, non, eh, io, io, che ordinavo sushi da sport, vero, e... io no. Oh, sì, sì. Io ho aspettato, io aspettato che, che, che passasse la baraonda per vedere se tutto. Io sono uno di quelli che aspetto un attimo, ma domani mattina vado. Tocca anche a me, eh, va bene. Eh, grazie, Laura Volevi dire qualcosa, Jennifer ah, no. Jennifer. Ciao. Ciao, tu invece Ciao a che... tutti. Io condivido tutto quello che hanno detto fino ad ora i miei colleghi, assolutamente, sì. ma quello che volevo dire è che io ad esempio i prezzi non li ho aumentati, ho migliorato il qualità, la qualità del, del servizio e ho aggiunto anche servizi nuovi un po' come suggerito da voi e un po' anche perché servivano dei servizi nuovi proprio anche per dare subito un qualche cosa di, di diverso da prima. La cosa invece che mi, fa, che mi rende molto felice è come eh, le clienti accettino alcuni cambiamenti come quello dell'automatizzazione del negozio attraverso l'applicazione, la prenotazione con l'applicazione, il fatto di poter fare della, degli abbonamenti, pagare in anticipo. È tutto... Tutto ben accettato. Qualche cliente non, eh, probabilmente non tornerà, ma non tornerà perché non è più in linea con uh, il salone stesso. Ma va bene così. In compenso, sono arrivate un sacco di persone nuove e il fatto di poter avere lo spazio a, per inserirle, mm. magari non subitissimo, però tra un paio di settimane poterle dare. Anche a loro un buon servizio è una bella cosa. Ma voglio farvi una domanda, non so se vuoi rispondere tu Jennifer o chiunque di voi del condominio. Se posso. Ma voi vi rendete conto o no che siete in una. In una non so se. stavo dicendo elite, ma non voglio dire elite. Eh, altrimenti sembra che ce la tiriamo. Cioè, vi rendete conto di essere cioè, in un gruppo che sta facendo delle altre cose con un'altra testa sì. mentre la maggior parte dei vostri colleghi fa dell'altro? Voi ve ne, le, sì. ve ne rendete conto? Sì, sì. Io mi rendo conto di questa cosa quando magari sui social leggo commenti di altri colleghi e anche durante la chiusura commenti disperati o adesso che si lamentano ancora come prima. Ma stringi, stringi, non concludono più di tanto. Eh perché, A partire da quelli che hanno realtà, messo la, la tassa COVID. Eh, perché in realtà cioè. è così: perché se giriamo i gruppi dei parrucchieri che sono su Facebook, ma anche ci sono gruppi di WhatsApp, cioè hanno sì. detto durante, durante il lockdown delle cose, quindi era tutta una serie di lamentele, e poi adesso dicono tutta una serie di cose. Per cui quando poi parliamo tra di noi del club, ma anche chi. Uh, vedete in realtà in questi mesi anche chi ci segue in chat e non è nel club si è come dire targettizzato. perché vi ricordate eh, ma magari ecco lo dico ai miei cari colleghi magari che ne so um, un giovedì un giovedì prossimo potremmo andare a prendere quel, non so, quel, quel gruppo di insulti su Instagram perché come ci spostiamo di là dove c'è gente che non ci segue e andiamo scusa, in quell'altro mondo? In piano, no, scusa, abbiamo... ho sbagliato il tasto, non volevo. Ho fatto non tasto". so, sembrava proprio no, no, era un errore. Allora. No, no, perché se vi ricordate, insomma, eh, perché altrimenti poi ci dimentichiamo e sembra che, che è così. La, la verità è che la maggior parte dei saloni. Ha una mentalità diversa, lo, 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 dico, lo dicevo a voi del condominio, ma lo dico agli altri del club. Una mentalità che per voi è diventata normale, chi, per chi lo era già prima, per chi è, eh, eh, lo ha accettato in questi tre mesi perché gli sembrava naturale, quindi gli sembrava la cosa corretta, ma la maggior parte, e questo era il preambolo della puntata di stasera: la maggior parte la vede in un modo completamente diverso, eh, la vede in un modo eh, vecchio. Che non è cambiato niente, quindi in questo momento c'è soltanto il buco tremendo dei tre mesi chiusi che va recuperato in qualche modo, e in più si trova una, una diminuzione di fatturato perché qualcuno ha paura e quindi non viene, qualcuno ha imparato a farsi il colore a casa e quindi non viene, e qualcuno chiama il parrucchiere a casa e, e preferisce l'abusivo. Cioè, questa è la verità. Qualcuno ha perso un 30-40% di clientela, di fatturato, perché alcuni si fanno il colore a casa, altri chiamano un abusivo a casa. Questa è la verità. E la verità è che quella, quel gruppo di saloni lì, che è buona parte, vi assicuro che è molto più del 50%, eh, è molto più della metà dei parrucchieri, vive in, in, nel pianeta più normale. Forse siamo noi e siete voi che siamo in un pianeta un po' diverso e eh, 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 ci vengono normali certe cose eh, e abbiamo preso tutti una strada, eh, una strada diversa e questo applauso lo dedico a voi che avete preso la strada giusta bravi faticosa è eh, faticosa, eh. Più faticosa che, è più faticosa che pubblicare 12 post in cui vieni a fare il taglio gratis tu e la tua amica domani così ho 24 nuovi clienti in tre giorni non so se mi sono spiegato perché questo è quello che fate, capito? 12 tagli gratis a te e al tuo amico, 24 nuovi clienti. Questo è quello che fate. Così riempite i saloni. Ah, va bene, va bene. Il contorno? No, no, è perché questa è la verità. Non è che faccio no, il primo e eh, il secondo eh, il contorno. Questa è, questa è la verità. Eh, va bene, il eh, condominio ho sentito. Tutti, c'è qualcuno che voleva aggiungere ancora qualcosa eh, su questo, io intanto vi ringrazio. Perché eh, state facendo sempre orari, Daniele. Volevi dire qualcosa tu? Visto che... prego. Aspetta, no, se non ti sento. Mai. Come mi volevo agganciare al discorso che aveva fatto Cristiano prima sì? eh, con ragione. Sì. innanzitutto volevo ringraziare a nome di tutto il condominio perché hanno fatto un lavoro veramente immane e quindi grazie e complimenti per tutto quello che siete riusciti a fare e per il supporto che ci, avete, che ci avete dato in questo periodo io vi faccio per quanto mi riguarda un grande applauso perché avete fatto veramente un grandissimo lavoro e, e credo che come diceva Cristiano i, le cose non succedono dall'oggi al domani eh, questo è un percorso lungo, molto faticoso. Noi nel periodo di chiusura facevamo i conti di Nico tempo fa, abbiamo fatto tra, eh, tra club, boss e tutto quanto, quasi 200 ore, tra dirette, eh, webinar e tutto quanto. E io ho passato giornate intere al computer con mia moglie che mi diceva guarda che se tu racconti in giro che in questo periodo hai a malapena il tempo di mangiare. La gente non ci crede. Non ci credo, certo. Eh, però è stato così, ma stiamo veramente godendo dei frutti di, di, di tanto lavoro in questo, in questo momento. E è tutta una cosa a divenire. È chiaro che in questo periodo doveva servire a far scoccare una scintilla, doveva servire a far scoccare, a iniziare un percorso che sta iniziando adesso. e Sono cu molto curioso di vedere dove, dove ci porterà più avanti. Va Quindi, bene. Grazie, grazie ancora a tutti. Grazie a te, Daniele. Grazie, grazie a voi, davvero. Eh, va bene, ragazzi, eh, chi che vuoi dire qualcosa per concludere? Direi che questa puntata ci stava. Abbiamo fatto una puntata eh, senza ospiti, un po' diversa da quelle che abbiamo fatto negli ultimi giovedì, perché volevamo approfondire un po', un po questo discorso, anche per il motivo che, ragazzi, c'è da darsi da fare. Cioè, eh, adesso eh, si è entrati nel periodo estivo quindi eh, c'è da fare gli upselling a chi ha fatto gli abbonamenti chi non ha pensato di fare gli abbonamenti guardate che eh, nelle club sono tre anni che facciamo fare gli abbonamenti per il periodo estivo e quindi chi non ha fatto mai abbonamenti è il momento eh, di farlo chi non si è posizionato è il momento di posizionarsi immediatamente agosto è il momento di portare via i clienti ai saloni che chiudono per ferie ci sono tutta una serie di meccanismi eh, mensili da seguire eh? nel club li trovate tutti più una strategia generale che è quella classica eh, che nel club trovate divisa in step e datevi da fare perché anche se è vero che ci vuole del tempo e quindi dovete dire da qua un anno devo fare un cammino è anche vero che chi vi insegue ci mette lo stesso tempo se non di più se non si dà da fare come voi quindi quando avete sei mesi di vantaggio un anno di vantaggio gli altri devono partire da lì perché poi... Eh, questo è, eh, cioè è una guerra di concorrenza. E fino a quando, io Nicolas continuiamo a dire: ancora due o tre anni durerà questa pacchia di, poter, di potersi posizionare. In realtà dura sempre un po' di più perché qua sembra. Che se non siamo noi e qualcun altro a posizionare i saloni, nessuno posiziona i saloni. Cioè, eh, I saloni continuano a nascere gli extra, i ricci capricci, come se piovesse. Ecco, quindi, ma prima o poi finirà. Prima o poi ognuno di voi avrà un salone che è dedicato. Eh, le bionde, un salone dedicato al benessere, un salone dedicato ai colori strutturanti, un salone dedicato alla cura della cute, prima o poi quei saloni illuminate saranno... un po' chi diventerà grande prima degli altri, si mangerà quelli piccoli. Ecco. Ricordatevi queste parole perché tutti i mercati insegnano, la storia insegna, chi arriva prima, e chi diventa più grande, poi si mangia i piccoli. Eh. sempre stato così. va bene quindi facciamo un giro di chiusure Stefano vuoi dire qualcosa per chiudere <coughs> eh... ho già detto abbastanza oh, non, non fatemi diventare abbastanza. cattivo perché lo... ho, detto, no, ho detto abbastanza no ho detto abbastanza lo dico solo questo, dico solo questo. Eh, cerchiamo di fare le cose non sperare non aspettare non pensare ma fare le cose punto va bene cerchiamo di fare le cose Marco allora io direi una cosa diciamo che un pochettino anche a tutti i clienti che in, questi, in queste settimane ho appunto sentito eh, in realtà se durante il lockdown abbiamo lavorato tanto eh, ci siamo andati da fare per imparare tutta una serie di cose ecco da qua in avanti dovrebbe essere ancora peggio nel senso che oltre a queste cose c'è anche il lavoro fisico da fare quindi magari una piega in meno al giorno e magari un po' di tempo da ritagliare a tutte le cose che nel frattempo sono state imparate e dedicare delle ore di lavoro anche a quel tipo di lavoro. Questo è la mia, la mia, il mio insegnamento e soprattutto eh, fare cose, fare cose piano piano, un pezzo dopo l'altro, mettere in piedi i vari pezzi. Questo è quello che penso. Va bene, però John, tu hai già fatto, però se vuoi fare una chiusura hai già detto tanto, ma guarda velocemente, ab abbiamo, abbiamo tanto da fare, abbiamo un sacco da fare, io sono, sono molto, come dire, eccitato, eccitato perché vedo tante cose che stanno venendo avanti, vedo, vedo sempre più vicinanza tra gli argomenti culturali e quello che può fare eh, la piattaforma. Per automatizzare, per rendere possibile queste cose, ma in realtà proprio non, non vedo l'ora di metterle in pratica. Non vedo l'ora di metterle in pratica. Spero che. Eh, ecco, una cosa che mi è piaciuta molto da parte di molti è la condivisione, cioè il fatto che. Molti abbiano superato, e questo, come eh, tanti colleghi vostri hanno fatto notare, non è tipico del settore, no? Cioè, il fatto c'è un qualcosa di buono che funziona, facciamolo sapere a tutti. Questo non è un, un approccio naturale, e invece è stato un elemento fondamentale per crescere tutti quanti. Quindi, spero davvero che la cosa che possa succedere sia a, che riusciamo il più possibile a mettere in pratica tutto quello che all'interno di questi cervelli in questo momento eh, è presente e che si vuole mettere a terra, quindi fare atterrare in modo tale da vederlo funzionare all'interno dei saloni e al contempo che tutto questo si trasformi in una condivisione ed un ampliamento di questo gruppo che ci ha dato veramente così tanto anche in questi giorni. Bene, Benigni, vuoi chiudere con una frase che ci rimarrà per sempre nei cuori? Che il peggio per il mercato della conciatura non è ne ancora arrivato. Aspettiamo settembre-ottobre. poi cosa al posto del vetro A questo punto <ride> uh, questo settembre, è vero, aspettate, aspettate settembre-ottobre di vedere i vostri colleghi che non hanno fatto niente durante il lockdown, non hanno cambiato, perché poi in realtà la verità è quella: che i risultati si ottengono facendo e cambiando le cose. Perché facendo e cambiando si sbaglia. E vedete un po' che sbagliando si può migliorare ma finché io non ci sbatto la faccia non so che cosa c'è da migliorare pensate a me e nico ma sapete quante volte abbiamo preso i muri in faccia ma tutte quelle volte lì lo ringrazio il cielo che abbiamo preso le, le facciate perché ci siamo migliorati quindi se nel lockdown hai lavorato se hai fatto abbonamenti hai fatto tutorial hai venduto prodotti ti sei messo in gioco hai cambiato magari anche sbagliando allora ha iniziato la trasformazione del tuo salone in quello che è il nuovo mercato, il nuovo modo di vivere il mercato e soprattutto questa cosa qua di averlo fatto ti permetterà di migliorarlo giorno dopo giorno perché i tutorial continuo a farlo perché li miglioro giorno dopo giorno gli abbonamenti, i vostri colleghi continuano a farli sapete perché, perché più vanno avanti più riescono a sistematizzare e vendere meglio gli abbonamenti a vendere le prepagate e così via quindi vi lasciamo questa frase qua aspettate settembre-ottobre di vedere i colleghi, i vostri colleghi che fino ad oggi non hanno fatto niente o hanno fatto delle gran minchiate. E poi a settembre-ottobre ci rivedremo ancora più felici perché poi ci sarà da andarsi a prendere i clienti di quei saloni che hanno chiuso. E va bene, allora intanto chi non vuole aspettare settembre-ottobre, quello che va a fare è iscriverci a cadeperrucchieri.it 14 giorni di prova gratuita, non più un mese, eh. il lockdown è finito, così entrate nel club, avete anche due settimane per guardare qual è la strada. Dal posizionamento fino a dove volete arrivare, per non ecco, infilarsi in quel gruppo di saloni che ha ragione Nicolas. Ne vedremo delle belle tra poco. Io ringrazio e faccio un applauso al condominio che ci ha fatto compagnia. Grazie anche stasera, grazie di queste giornate intense in cui lavorate tantissimo. Grazie ai miei compagni di rangio. Noi ci vediamo come sempre giovedì prossimo alle 21. Ma uno di questi giovedì una scappatella su Instagram ce la andremo a fare eh? ma non vi preoccupare che se lo facciamo ve lo diciamo intanto ci vediamo giovedì prossimo e poi nel Club ciao buonanotte ciao come si trova il club. Vai sul sito clubdeparrucchieri.it, ti iscrivi alla prova gratuita di 14 giorni senza dover nemmeno utilizzare la carta di credito. Inserisci i tuoi dati e aspetti la mail. Chiedi l'accesso alla tua area riservata e aspetti che ti venga confermata. Entri nel gruppo privato di Facebook e ricevi il tuo gruppo su Whatsapp all'interno tutto lo staff del club di parrucchieri ricevi tutte le indicazioni via messaggio e puoi cominciare parti dallo step 1 della riservata e comincia a guardare i video quando e dove vuoi seguendo un percorso step by step per ogni dubbio o domanda vai nella tua chat whatsapp e fai tutte le domande che vuoi e quando vuoi ricevi le tue risposte continui con i video e cominci a mettere in pratica Ogni settimana ricevi un nuovo video e poi vieni invitato al webinar, dove in una stanza privata ti vengono spiegate le iniziative che dovrai fare nel prossimo mese in salone. Puoi fare domande ai relatori e interfacciarti con gli altri colleghi. Vai nel gruppo di Facebook, contatti e fai domande ai parrucchieri come te. Prenoti i tuoi posti gratuiti per il prossimo evento del club e raccogli i punti che ti permettono di ricevere premi in servizi e sconti da utilizzare nel club. Impari, cresci, metti in pratica, ti confronti e raggiungi i risultati. Tutto comodamente da casa, dal tuo smartphone, quando e dove vuoi. Senza vincoli ed esci quando vuoi. Il mondo è cambiato. Cambia anche tu.